E buongiorno a tutti quanti, bentornati su PG Sports LOL con le immagini dell'LCK Arena e di Seoul. Siamo pronti a farvi compagnia con un'altra mattinata di LCK. Come potete vedere dai nomi, partiamo con la carrellata di Big Match. Ritrovo dopo tanto tanto tempo il mio caro collega Ace Roxas, pronti a castare. Buongiorno Lorenzo, buongiorno Ace. E buongiornissimo, anche a te, Joan, un piacere riaverti qui. Effettivamente è tantissimo tempo che non castiamo insieme, quindi non potrei che essere più contento. Guarda, oltre ad aver ritrovato te, momento Wholesome Postazione stretto, di casa, tra l'altro. esatto, Esatto. quindi è come se non fosse mai cambiato nulla, siamo sempre rimasti qui. Ci sono anche delle partite molto molto carine oggi. Abbiamo in apertura, lo avrete visto dai loghini comparire all'interno della LoL Park Arena, DK contro DRX. Ora, voi direte, vabbè, sì, però i DRX stanno andando un po' in calo, hanno perso l'ultima partita, invece i Damwon stanno andando molto bene. Ed ecco qui le grafiche che giustamente ci supportano all'istante. Damwon Kia in una win streak da 2, invece di Rex in una losing streak da 2, però si trovano tutti e due sul 4 a 2. Ora, sicuramente i Damwon non hanno avuto l'inizio di stagione che si sarebbero aspettati. Il meta sicuramente li mette in una posizione di spotlight considerando il loro stile di gioco. Però hanno perso troppe partite che dovevano essere vinte, e due, quindi. E invece i DRX hanno avuto un avvio molto molto più soft, sono riusciti a vincere quattro partite, però appena si sono presentati degli avversari un po' più temibili, eccoli qui che vanno un po' a faticare. Infatti hanno la loro criptonite, come vedete dalla grafica, nei Damwon Kia. Devono riuscire a rompere la maledizione, ma 10 losing streak contro i DK dalla Summer del Eh sì. 2020 si fanno sicuramente sentire. Sono veramente numeri allucinanti. Vorrò parlare tantissimo della storia di queste due squadre, quindi preparati, tra un pochino partiremo. Però partiamo proprio da questa storia recente, dal passato di questo split. Perché l'hai detto, sconfitte pesanti per i Damwon, perché erano gli scontri diretti, il 2-1 contro i Gen.G e lo 0-2 ovviamente contro i T1. Per i DRX 0-2 anche per loro contro i campioni in carica, però poi un 2-1 che non ci voleva contro gli Sandbox, che stanno tornando, stanno migliorando e lo vedremo dopo, più tardi l'ha detto. E soprattutto i DRX che non possono contare sulla stessa schedule comoda di questi Già. Damwon Kia, specialmente per il prossimo futuro, perché parlavamo di big match di questa settimana. Questo sarà il primo, ma poi domani ovviamente c'è il match of the week che dovete andare venire qua a vedere alle 10, Gen.G contro T1, non potete mancare per nessun motivo. Ma poi domenica i DRX affrontano i Gen.G stessi, e quindi ragazzi è finita la pacchia. Se questi DRX sono stati forse i migliori ad abusare della debolezza delle altre squadre, è veramente finita la festa per loro. Sono assolutamente d'accordo e guarda queste statistiche, quante cose ci dicono. Sinceramente da Damwon Kia mi sarei aspettato qualcosa in più. Il KDA certo è molto alto, sono i secondi, questo sicuramente li fa volare abbastanza alto, ma per il resto molto 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 bassi rispetto a questi DRX, che invece dalla loro possono vantare delle statistiche ottime. Lo ripetiamo, si tratta di squadre che hanno affrontato fino ad ora ad un torneo, una schedule di torneo completamente differente l'una rispetto all'altra. Le due sconfitte dei Damwon Kia sono arrivate contro Gen.G e T1, quindi stiamo comunque parlando di squadre estremamente potenti, squadre che sono le due favorite per il titolo finale, mentre invece per i DRX sicuramente la schedule è stata molto 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 più permissiva, e questo naturalmente si riflette sulle statistiche. Quindi ragazzi, non lasciatevi turbare da quello che avete appena visto. Qui davanti abbiamo comunque dei signori di una certa importanza, a partire da Nuguri che torna dopo il suo break per un annetto e qualcosa, ed è tornato veramente in grande stile. Si fa carico di tutto il team, ha una kill participation molto elevata, presenza sulla mappa praticamente infinita. E io ci terrei comunque a sottolineare che ancora non ha giocato il suo Kennen, tra le tante cose che possiamo effettivamente andare a dire. Per il resto di Ogdam, Showmaker, Canyon, li conoscete, sapete benissimo di chi stiamo parlando, una squadra estremamente proattiva. Canyon è ancora considerato, nonostante la presenza di Honor, il jungler più prestante al mondo, e non si può assolutamente dare torto a chi la pensi in questo modo. E tra l'altro, Juan, voglio inserire proprio in questo punto una piccola piccola chicca che a te ho già dato in realtà Esatto, come vai, vai. spoiler È il momento. precedente.
Eh sì, purtroppo nella giornata di ieri, e dico purtroppo capirete il perché tra poco, è stato leakato il risultato di una scrim tra i Dawnwon Kia e niente poco di meno che i Gen.G, quindi una delle partite più belle che la stagione possa offrirci nel CK. Ebbene, sembra che non sia la prima scrim tra le due squadre in cui i Dawnwon letteralmente Goomba stompano i Gen.G nella maniera più prepotente possibile. E guardando quegli score, perché è stata leakata proprio la pick, lo screen di una post-game lobby, a risplendere sembra essere proprio Canyon, udite udite, su Velvet. Non riesce a fare meno di 10 kill su quel campione. E pare che Peanut si sia strappato i capelli dopo quella partita perché non riusciva a stare dietro ai ritmi di questo grandissimo campione. E vi dicevo purtroppo poc'anzi perché di solito è qualcosa di non esattamente onorevole leakare i risultati delle scrim, tant'è che il coach si è dovuto scusare pubblicamente per l'errore che non si sa da chi sia dipeso, ma comunque fa sicuramente la sua differenza. Infatti oggi io credo che Velvet di Rex la banneranno non lo so, troppe volte. Ok, e visto che stavo parlando di giungla, mi sorprende sinceramente non vedere com'è matchup chiave quello tra i due jungler. Avremo Showmaker e Zeka come focus particolare, ma sono due giocatori in particolare. Showmaker che sta performando veramente. Stanno performando entrambi a altissimi livelli. Showmaker tornato, sembra essere finalmente ai fasti di quel 2020 barra inizio di 2021, però comunque vedremo per quanto riguarda loro. Tornando brevemente su Velvet, visto che si sta per partire con la prima Champion Select, potrebbe essere un pick molto conteso in questo matchup, perché Pioshik e Canyon sono entrambi quel tipo di jungler, che amano prendersi il loro tempo, se possono pilotare dei carry, possono prendere appunto campioni di questo tipo. Velvet è, al momento, se non andiamo sui campioni AP, il miglior power farmer del gioco, quindi senza dubbio sono entrambi capabili piloti del campione, dell'imperatrice del vuoto. E soprattutto, se dobbiamo parlare di champion pool, se dobbiamo parlare di power farming, se dobbiamo parlare di cose particolari, questi due ragazzi, Canyon e Pioshik, sono i colpevoli del Camp Meta. Sono stati i due Tra inventori l'altro. di quel meta. Uno su Udyr e uno su Hecarim. Hecarim lo vediamo ancora per Pioshik molto spesso, anche adesso. Quindi sono quel tipo di giocatori, ragazzi. Sono quel tipo di Eh sì. player. E ti dico non solo su Udyr ed Hecarim, perché ultimamente abbiamo visto anche un'altra tendenza, sempre provenire solo ed esclusivamente da Pioshik, tra l'altro. Allora, tu sai, e qui già probabilmente nominando il campione ti sbloccherò dei flashback della guerra, ma tu sai che Pioshik adora Viego. Ecco, è da un po' che Viego si trova, come sappiamo, in quella fase in cui ci sono diverse build che si alternano a seconda del matchup, però alla fine ce ne sono sempre alcune migliori di altre. Ecco, diciamo che Pioshik è l'unico jungler nel competitivo a giocare Viego con il Camptank Turbo. Non gli è bastato dare l'avvio all'Udyr Hecarim meta con il Camptank, ha sentito il grande bisogno di fare lo stesso anche con Viego. Oggi potremmo rivedere questo pick, questa selezione. Potremmo magari non farlo, dipende tutto da Canyon, dipende tutto da quanti champion, quanti jungler decideranno i Dawnwon di bannare. Sono finiti lato blu della mappa, di conseguenza possono sicuramente farsi forti di diversi pick, possono sicuramente rendersi protagonisti di draft molto molto aggressive, ma lo vedremo ormai molto molto a breve. Stiamo per entrare in quella che è la prima draft, la prima Champion Select, e nel mentre, come al solito, disegni spettacolari, molti molti messaggi di incoraggiamento ai propri compagni di squadra. E anche un po' un metacartellone lì, no? Certo. Addirittura strappato per far vedere quello che c'era sotto. Interessante, interessante. Ma eccoci qui. Partiamo dai ban DK contro DRX. Nuguri già si sfrega le mani. Come vediamo anche dal lato blu della mappa, potremmo vedere proprio la priorità su Velvet anche come primo pick, eventualmente se dovesse essere quella la scelta per quanto riguarda loro. Ma per adesso andiamo sul ban di Yorn. Vuoi mettere Pioshik nelle condizioni di essere quello tranquillo nella partita? Ok,
via Lazzeri di Deokdam, ne parlavano anche i Point of the Match e la regia, il suo miglior campione al momento assolutamente. Non è anche lui il carry player, è un giocatore che ama dare molta utilità alla squadra, ma se gli lasci in mano la centralizzata non può diventare assolutamente devastante, irrecuperabile. Deft è un giocatore che io adoro, ne abbiamo parlato veramente tanto spesso, lo scorso split che castavamo insieme lo ripetevo praticamente allo sfinimento nelle tue orecchie, però comunque deve mettersi un po' più sull'allerta in questo matchup diretto. Assolutamente d'accordissimo con tutto quello che hai detto. Adesso il punto è che stiamo vedendo dei power ban molto importanti, campioni estremamente prestanti che ci abbandonano. Sera Senna completamente bannata in questo preciso ed esatto momento, come potete vedere direttamente dal teleschermo. Se i DRX non bannano Belvet qui, io, ecco, ho paura di quello che possa essere il primo pick per i Damwon. Allora, le cose sono due: o i DRX hanno deciso di giocare con il fuoco, oppure sanno come counterare questo campione nonostante sia disponibile da selezionare in competitivo veramente da una questione di giorni. Oggi è il secondo giorno, siamo appena entrati in 12.12. Eccola là. Ecco qua. Perfetto, con signori. La sorpresa di nessuno. Allora, in verità, contesto un pochino. È un campione che può essere assolutamente perspicabile, Velvet, sì. È un campione che ha pochi counterplay, sì. È comunque un campione che al momento, per quanto sia in uno stato di forma molto alto, ha bisogno di un po' di setup. Quindi evidentemente di Arex, come detto, potrebbero avere la risposta. Il problema, e il mio dubbio gigantesco, è... funziona la risposta? Perché io ricordo Twitch contro Zeri anche in Season and Spring, e non sempre funzionava, e semplicemente... So che è facile memare tutto quanto. Il campione è appena uscito, quindi non lo so. Esatto. Diciamo che è, essendo un po' la copia, se vogliamo, di Masteria, alcuni ci vedono tanto di Shyvana, data la semi mancanza di crowd control. Ma si tratta comunque di quell'hyper farmer che poi ti diventa, volente o nolente, un hyper carry. Il problema è che questa cosa succede fin dalla fase di corsia, anche non power farmando più di tanto. Belvet ha la possibilità di giocare in maniera estremamente agile sulla mappa, ha la possibilità di gankare in maniera estremamente convincente, e il quantitativo di danni che riesce a tirare fuori in uscita già da subito è veramente molto 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 alto. Vediamo come si inserirà all'interno della draft, perché poi i DRX non hanno ancora selezionato una risposta, hanno preso il pick più longevo di Deft all'interno di questo Summer 2022 di LCK, 5 partite su Kalista, 60% di win rate, e hanno selezionato anche Corki per Zeka. Qui sicuramente tanta carne al fuoco, perché è stato selezionato in 2 partite da parte del mid laner di DRX e il win rate è del 100%, quindi sicuramente tanta importanza messa lì. Ma questa draft dei DK, io sto volando. Partiamo già con le Wombo Combo tra Swain e Sejuani. Uno blocca, l'altro entra con il danno. Immobilizzamenti a destra e a sinistra. Tanta coriaceità, tanti HP, tante resistenze. I DRX per il momento hanno la possibilità di shreddare già con questi due pick, ma devono stare abbastanza attenti a quello che selezioneranno adesso. Non dovessero prendere il jungler, i Damwon, ecco, glieli banneranno tutti. Sono un po' deluso di non vedere il Gangplank di Kingen contro la Sejuani. D'accordissimo. Inuguri al 99,9%, ma ovviamente siamo molto attenti. Mi piace anche, parlando sempre in generale, che stiamo vedendo questo inizio di shift un po' del meta. Ricorderai in Summer già dello scorso anno e poi anche in Spring, ora molto meno, vedevamo sostanzialmente jungler e botlane. Jungler e botlane, prima rotazione, adesso con quanto varietà ci può essere nelle solo lane, con quanti cambiamenti, con quanti pick particolari come quello Swain, quella Sejuani ci sono adesso, stiamo vedendo molti più adattamenti, e questo ovviamente metterà un po' in difficoltà Deokdam e McKellen, però il ruolo sarà quello supportivo. Infatti ban shiftano, non c'è più la Zeri, inizia a togliere Ashe, Senna è stata già rimossa dalla Monkia stessi, potremmo vedere dei ban sempre da quel punto di vista, perché comunque devi andare a tenere sotto scacco Kalista, quindi possiamo immaginarci, ok, aspetto meno supportivo, magari anche un ban su Draven. Non so se Deokdam è un Draven player nello specifico, però è comunque un matchup molto forte. Per il momento non abbiamo visto selezioni del genere, e arrivati a questo punto comincio ad aspettarmi una Kai'Sa, comincio ad aspettarmi una Xayah. Viene rimosso anche Aphelios, quindi DRX confermano 5 ban sulla corsia inferiore tra DK e support, ovviamente.
non hai più la possibilità di bannare Nuguri, Kenyon e Showmaker e quindi continui sulla falsa riga precedente. Non sono stati selezionati né tiratore né supporto da parte dei DK, mancano solo loro. Una draft giocata quasi nell'ordine di pick, se vai a guardare quella dei DK. Vengono bannati Viego e Nautilus per andare a concludere, quindi non vuoi avere una Kalista che possa lanciarti all'interno uno dei migliori engager possibili, e sicuramente si tratta di una buona scelta. Quello è un over su uno dei migliori pick di Pioshik, uno di quelli che l'ha reso veramente famoso prima del Camp Tank meta, ovviamente. Le lane vincenti ci sono, ma cambia idea all'ultimo, giustamente mi sento di dire, perché contro tre campioni finora che staccano resistenze, quel Trundle può sicuramente giocare su un terreno ghiacciato sì, ma sicuramente molto favorevole a lui. Sarebbe stato un counter così interessante da vedere. Purtroppo non sarà questo il caso. Avremo il Trundle, l'ha detto. C'è comunque una Sejuani, quindi tieni sotto scacco veramente. L'ha detto, campioni che accumulano molte resistenze. Lei in particolare. Arriva l'over in lock su Ezreal per Dectam. Scusa che ti ho interrotto, ma comunque prego. Sono un po' deluso da Pioshik da questa cosa. Ma posso capire l'idea di Trundle. Posso capire, perché sostanzialmente fai la stessa cosa, ovvero cercare di invadere l'avversario, di impedire a Velvet di continuare a scalare. Con Kindred puoi essere premiato nello scaling, incontrandolo un pochino meno. Ma abbiamo detto botlane supportiva? Parlavamo di questo, giusto? Parlavamo di una botlane in cui Kellyn, adesso lo vedrete, allungare lo schienale della sedia, mettersi la tastiera sulle gambe e giocare la partita più bella del mondo. Ma se quell'over su Amumu dovesse andare a diventare un pick, io sarei molto contento. Amumu è un campione che in 12.12 ha ricevuto un buff veramente incredibile sulla sua Q. Ha due Q, come al solito, dopo il rework di un anno e qualcosa fa. Il punto è che adesso una singola Q gli costa 30 di mana e non più 70. Questo significa che hai uno sticking power pressoché infinito, hai la possibilità di mettere giù dei controlli in maniera assolutamente clamorosa, ma in combinazione con Kalista, la possibilità di essere lanciato all'interno del teamfight proprio dalla suprema di questo tiratore ti rende veramente una stun machine incredibile. Puoi lanciarti dentro, premere R e tirare fuori tutti gli stun di cui puoi farti forte, tra la Q, la R, tutto quello che può farti comodo in quella situazione per permettere al resto della tua formazione di fare follow up e di trovare il danno di conseguenza. Dall'altra parte c'è un team che dispone di una Yumi, quindi dovesse arrivare un engage frontale, potrebbe arrivare semplicemente la suprema di questo supporto e rendere sostanzialmente molto molto difficile la giocata per i DRX. Lo stesso si può dire con Sejuani, che può trovare del flank, può essere un engager a tutti gli effetti, può andare a sopperire al fatto che Kenyon su Velvet dispone di un unico CC che è un knock-up anche con un cooldown abbastanza alto, e quindi permettere il resto del follow up per tutto il resto del team. Ci sarebbe stato quel Kindred, quella Kindred, devo essere onesto, perché botlane ce l'avevi con priorità, probabilmente anche la top se Gnar riesce a giocare aggressivo con gli autoattacchi dalla distanza contro Sejuani. La mid lane hai un Corki che leggermente deve faticare, almeno inizialmente, salvo poi scalare, ma i marchi sarebbero stati molto semplici da ottenere. Quindi sì, un po' di delusione anche da parte mia. Juan, per finire il discorso riguardo appunto la selezione del jungler, ma conta poco, le comp sono queste, la landa si apre, siamo in partita. Siamo pronti con questo match, la landa ha accolto i giocatori, abbiamo sentito i fighting, gli urli, abbiamo ovviamente lo zoom su Kenyon e penso che dovremo parlare un bel po' di questo campione in early game. Per adesso vediamo anche, tra poco daremo un'occhiata al setup completo di rune. Per quanto riguarda la solita rapida occhiata panoramica che possiamo dare sulla landa, non ci sono cose particolarissime da segnalare. Nuguri senza scossa d'assestamento, 6 contro Trundle, non vuoi fargli quel regalo, ovviamente, quindi vai presa dell'immortale. Poi abbiamo l'attacco sostenuto per Trundle, anche lui, cosa che si vede molto spesso, ti permette di giocare in maniera molto aggressiva, ma è inutile dirlo, il palcoscenico, le luci da ribalta sono tutte per questa Velvet. È ovvio che sia così. Sì. Tra l'altro, se non vado errato, primo game in assoluto di LCK in cui la vediamo. Sì, non sì, credo sì, sì, sia sì. stata. Esatto, non credo che sia neanche stata. Neanche bannata, forse, ieri. L'ho ricontrollato al volo prima, devo fare un double check rapido, ma credo neanche bannata. Ecco qui, abbiamo la risposta. Esatto. Debut, e quindi sappiamo perfettamente che si tratta di un primo pick. Allora, piccolo, diciamo, showcase del campione, dato che è proprio la prima volta che la vediamo.
Si tratta di un campione, l'hai detto anche tu prima, power farmer, ha bisogno di farmare veramente tanto e all'inizio soffre veramente molto sulla sua barra degli HP perché manca un po' di danno sostenuto, però a livello 1, perché già dal 2 in avanti, avendo preso quel knock-up, riesce in qualche modo con quello spike di danno in più a tenere sotto controllo i campi della giungla, si velocizza di parecchio il clear, anche perché sono danni ad area e sappiamo benissimo quanto su questi campi le cose possano funzionare. Cominciano ad arrivare i danni in bot. Ruota l'ustione, Kellyn è scollegato dall'avversario, va bene lo stesso, ma comunque sangue. Il primo sangue è per Deft con la lacerazione. Deckdam deve allontanarsi, avremo un altro strappo, non avremo un altro strappo al momento, almeno su Deft, non ci sarà sui minion, ma abbiamo sottovalutato il potenziale di Amumu. Io volevo parlare un po' di quanto fosse intelligente e forte la draft di Damwon Kia, ma se i Rex giocano a questi ritmi così aggressivi, hanno veramente tante speranze di mettere i boss tra le ruote degli avversari. Io volevo parlare proprio di questo, infatti, dopo quel piccolo showcase su Velvet, ma hanno sottovalutato tantissimo il potenziale di early game di Kalista e Amumu. E se adesso arriva Trundle, i pick esatto. Ci sono e setup della wave pure, credo che possa essere un bruttissimo quarto d'ora per Deokdam e Kellyn. La wave è pushata, arriva Pioshi, che è già lì, attenzione, perché comunque in early game è difficile con la durability patch sulle torri riuscire a trovare dei dive di successo, ma vogliono pushare, questo diventerà un dive quasi di sicuro. Sì, vogliono provarci, adesso Pioshik si rivela, Deokdam cerca di allontanarsi il più possibile, ma sotto la torre teletrasporto che viene canalizzato da Sejuani, ma c'è il pilastro, c'è il flash di Pioshik, Benny sta tankando la torre, trova il bendaggio, esatto. Ma non trovano l'uccisione che viene raccolta dal cavalca cinghiali Nuguri che arriva dalla top lane. E occhio anche midlane, perché Canyon è qui e si deve power farmare, ma se Zeca si prova a esporre troppo, quello è un lamantino morto, trova il knock-up, ma la Valkyria porta già il midlane di Garex sotto la struttura. Un po' rischiosa la giocata di Garex, e purtroppo non ha fruttato. Eh sì, diciamo che quel pillar non è stato dei migliori da parte di Trundle in questo momento, ma tornando a parlare, ecco, lo rivedremo subito. Beryl nel mentre che gioca con la finestra più piccola del mondo, ma riesce comunque ad utilizzare quelle due Q e guarda il mana, guarda quanto ce n'è ancora, ne ha utilizzate due, ha speso solo 60 di punti di mana. Mentre qui, proprio come dicevamo poc'anzi, in durability patch fare questi gank, questi dive è sempre un grande problema. E infatti i danni della torre si sono fatti sentire, la kill l'ha presa Nuguri, non la migliore allocazione delle risorse, considerando che potevi lasciarla ad Ezreal e andare a pareggiare più o meno il primo sangue ottenuto da Kalista precedentemente, ma è comunque un teletrasporto speso con successo, un Nuguri che riesce a salvare Caprecavoli, si trova una kill tra le mani, ma sprecano tanto i DRX, Pioshik qui si è spinto troppo in avanti quando forse non doveva e infatti i risultati si sono decisamente visti. Tornando a quello che è stato invece il gank da parte di Velvet, è mancato un po' il follow up da parte di Swain, che aveva la wave non posizionata nel migliore dei modi possibili e quindi non è riuscito ad avanzare effettivamente in tempo. Ora si torna sul farming, situazione completamente paritaria a livello di tabellone per quanto riguarda i gold sulla mappa. Abbiamo Velvet in vantaggio su Trundle, Magnar in vantaggio su Sejuani. Per il resto una parità quasi totale, a parte Zreal che qualche piccolo minion lo ha perso qui e lì, ma comunque si tratta di un campione anche col first strike e quant'altro, sta tranquillo per il momento. Sono un po' deluso dai DRX, non tanto per la morte concessa, ma perché mi stavo preparando a fare qualcosa che non facciamo così tanto spesso, almeno io personalmente ho smesso un po' di fare, volevo ricominciare, e cioè parlare di jungle pathing, perché stavamo vedendo delle cose molto intelligenti da parte di Pioshik per cercare quel dive, ma è andato talmente tanto male che chiudiamo l'argomento subito, non fa niente. Tanto dall'altro lato abbiamo detto power farming, adesso Velvet inizierà il suo terzo full clear e non credo ci sarà tanto, ma interessante da segnalare. Evidentemente Velvet sta comparendo in tante scrim, perché abbiamo visto i ping di Pioshik già chiamare quali saranno i campi che verranno puliti nei prossimi minuti, probabilmente in ordine da Velvet stessa. Vediamo che Canyon va effettivamente verso la corsia inferiore, in questo caso perché Deokdam e Kellyn devono far crashare l'ondata e non sarà facile. Però se lo aspetta Pioshik, che si sta muovendo anche lui, c'è l'ingaggio da parte di Beryl, hanno visto Velvet e quindi devono scappare, ma Canyon si lancia in avanti, nuovamente bendaggio su Beryl che però viene a trovare Canyon, lo rallenta, viene bloccato, no, Deft deve flashare via, Pioshik è rallentato anche lui e i colpi possono arrivare a vuoto, il terzo bendaggio dell'azione, rischiosissimo da un lato e dall'altro tutto quanto, alla fine
nessuno cade, nessuno muore, e il push che doveva arrivare della Monkia arriverà per i DRX. Arriva per i DRX, ma stanno facendo tanto exp share con Pioshik. Questo non so quanto possa essere positivo per un campione come Kalista, che in early game ha bisogno di rimanere sempre in una posizione di vantaggio. Non c'è ancora il livello 6 per i jungler, altrimenti immagino che Canyon è lì, una kill probabilmente avrebbe potuto anche trovarla con la sua true form. Ancora una volta un'azione in corsia inferiore che porta a meno di quello che ci si sarebbe aspettati. Il drago è ancora lì e siamo a 7 minuti, questo già di per sé la dice lunga sui ritmi della partita. Credo che Canyon si sia reso conto del fatto che Pioshik lo stia leggendo come un libro aperto, come un tomo di Magi spalancato sulle 25 stack. È sicuramente un jungler su cui immagino che a livello interno ci sia stata talmente tanta attenzione che ormai si può leggere quasi perfettamente come jungle pathing. Conosci l'itemizzazione, conosci il pathing che fai non solo a livello geografico ma anche appunto a livello di shop. Nel frattempo qui Showmaker realizza un po' i miei bisogni di ordine con questo farming. Ma sì, lo dicevi, jungle pathing è molto molto basilare. Dato che Canyon sta power farmando, hai Pioshik che cerca di prendere un po' di più l'iniziativa, ma attenzione mid. Beryl che arriva dalla top lane e trova Showmaker. Secondo bendaggio, Zega potrebbe trovare l'uccisione. Showmaker è costretto a flashare, ma i razzi fanno già male. Uccisione trovata in corsia centrale. Bisogna far attivare questo Corki, ma occhio a Nuguri. E lì si muove in agguato, non hanno spottato. Hanno visto forse quel lume di controllo. La sagoma dovrebbe essere stata spottata, ma non sarà questo il caso. Occhio però, perché non si vede adesso l'inquadratura, ma dalla minimappa c'è un Pioshik che stava rincorrendo Nuguri e semplicemente vuole avere libero accesso al messaggero. Siamo a 8 minuti e 30 secondi, aspettiamoci un fight da un momento all'altro. Se i Damwon Kiar chiameranno la giocata di DRX, sembra non essere questo il caso. Dovrebbe essere Shelly tranquillamente nelle mani dei DRX. È in forma mega. Kingan Canyon non può rubarlo, questo non è tuo, questo devi concederlo. Assolutamente, questo mette DRX in una buonissima posizione. Stanno guadagnando tutto. Sì, qui nulla di fatto, un salto semplicemente da parte di Gnar. Ma ti dicevo, non stanno guadagnando niente a livello di mappa e da Monkia. Il drago è ancora lì e non l'hanno preso perché Velvet era rimasta lì in zona per tentare un possibile steal o un contest quantomeno su quell'obiettivo. In bot lane è stata presa una placcatura da parte di Ezreal, benissimo da parte sua, ma comunque il Drake rimane in vita e comunque sia il jungler, Canyon in questo caso, non sta giocando in maniera tanto proattiva, ma ce lo potevamo aspettare. È una Velvet, ha bisogno di riuscire ad arrivare al punto di forma in cui possa riuscire ad essere pericolosa. Vuole la sua true form, vuole i suoi idropippotti, pippottini, qualsiasi cosa. Li vuole spawnare, vuole farli funzionare. Quindi qui, quando arriverà il soggetto mitico, potremo cominciare effettivamente a parlare un po' di Velvet all'interno di questa partita. A quel punto per i DRX ci sarà un pericolo di livello rosso, un kaiju se vogliamo, per andare a riprendere un po' la filmografia giapponese degli ultimi anni del Novecento. Ma comunque per il momento continua il power farming di Canyon, continua la libertà anche da parte di Pioshik, che sa perfettamente di questo ritmo di giungla da parte di Velvet. Però comunque il Drake è ancora lì. E voi direte, ma perché continui a parlarne? Perché siamo in SK. Sì, e il Drake verrà lasciato tranquillamente a marcire un altro pochino. Tra l'altro il drago infernale, sì, è un bel drago infernale singolo, però non saranno danni infernali, quindi non vale la pena combattere. Automaticamente si aspetta, ma vedremo. Tra l'altro anche un piccolo dettaglio, ovviamente visto che è il nostro primo showcase di Velvet, come detto dobbiamo sottolineare un po' di cose. Build tradizionale, tra molte virgolette, con uccisore di Kraken, ma mi fermo un attimo perché Kingan continua ad inseguire Nuguri e lo ricaccia sotto la torre senza alcun problema. C'era anche Amumu a dar copertura in caso ci fosse stata un'azione, ma non sarà questo il caso. Dicevo, uccisore di Kraken, quindi non la build da Lama del Re in rovina più oggetto tank. Ma vedremo se basterà una faretra solare per essere efficace ora su Kingan, o se semplicemente vuole forzare qualcosa a Canyon, coprire il teletrasporto di Nuguri. Sembra essere l'ultima di queste chance. Beh, sesto senso da parte sembra, di Kingan. Sembra Kingan riesce a evitare perfettamente il knock-up e finisce qua, ma mid lane package utilizzato per proprio liberare l'accesso al drago, allontanando Showmaker, facendo dispiegare l'ascensione demoniaca. Non cade nessuno, ma il primo drago è partito, il secondo sarà un drago nuvoloso e viene evocato l'occhio del messaggero. Sono in 4 i DRX, vogliono la torre e la vogliono aggressivamente qua in corsia centrale.
E se la prenderanno, questo è un primo mattone, sono ulteriori gold, guarda quanto vantaggio c'è a livello di mappa di gold. Te lo dicevo, questi DK stanno giocando in maniera troppo addormentata su per quanto riguarda il macro, per quanto riguarda gli obiettivi, per quanto riguarda la mappa. Qui i T-Rex hanno letteralmente aperto T1 e T2 sulla mid, non ci sono più strutture difensive. In questo momento Showmaker è completamente tagliato fuori dalla partita e insieme a lui DK e tutto il resto del suo team sono stati tagliati completamente fuori dalla presa degli obiettivi. Ci sarà sempre pressione di colore rosso su quella corsia centrale. Dovrai cercare di ribattere, dovrai cercare di riottenere almeno una struttura, dovrai cercare di fare qualcosa, e qui Canyon viene addirittura disturbato nel farming. A livello di giungla è terribile questo per Canyon, perché Pioshik vivrà all'interno del loft del jungler di Danwon Kia e non ci sarà niente che si possa fare. 93 minion va benissimo, non hai ancora il mitico, non hai ancora avuto impatto alcuno sulla partita. Una Belvet che fino a questo momento non ha decisamente trovato il vantaggio che avrebbe sperato. Sono d'accordo, ma comunque possiamo dire che neanche Pioshik ha trovato quell'impatto che speravamo. Perché sì, è andato in invasione, ma questo è il primo invade che vediamo in 13 minuti di partita. E comunque Canyon non ha perso un campo fondamentalmente fino adesso. Sta andando a un ritmo di farm allucinante. Ha raggiunto i 100 minion. Ha 2 minion in meno del suo AD carry. È veramente molto comodo adesso. Ovviamente serve l'impatto. Serve, bisogna iniziare a fare qualcosa. Ma visto che scherzo tanto sui messaggeri in LCK, questa volta sono molto serio. Abbiamo l'Herald che arriva tra 1:30 e quello potrebbe essere un fight importantissimo per questi da Monkia, che comunque sono in svantaggio monetario, e vediamo che, come si può ben immaginare dall'andamento della partita, tutti i gold sono in corsia centrale e in corsia inferiore. Sì, e questo per i DK ancora una volta è un grosso campanello di allarme. Nonostante quella Belvet abbia tutti quei gold, gol, bendaggio, ecco. Berilla la suprema, vuole trattenerla, la utilizza in questo momento. Vediamo se riescono a battere Nuguri, e sembra proprio di sì. L'uccisione viene ovviamente lasciata a King, and Beryl non va in all-in con le lacrime. Ma a questo punto libero accesso proprio in questa zona per ottenere visione. Torna al messaggero, manca ancora un minuto allo spawn, ma vuoi apparecchiare il tavolo nel modo migliore per il tuo team se sei D-Rex. Attenzione qui perché invadono in tre, ci sono Zeka, Pioshik e Beryl, lo smite ruba addirittura di Canyon. Astro, sì. Canyon bloccato, cioè sarà anche l'epilogo da parte di Kellyn, ma viene trattenuto. Sapevano che non correvano alcun rischio davvero i giocatori di Damwon Kia, sono pazienti. Bisogna tenere d'occhio quel cronometro, quello sarà uno spike davvero importante. Io non lo sottolineerò mai abbastanza, ma adesso ti lascio ovviamente parlare un po'. Beh, è una partita che negli ultimi minuti sta regalando diverse azioni abbastanza importanti, abbastanza proattive, quindi è normale che abbiamo ritmi di questo genere. Ma guardiamo ancora una volta qui Nuguri, viene colpito dal bendaggio, viene trovato poi addirittura dalla R da parte di Beryl, e Kingen, che era già riuscito a full staccare la sua passiva, non ci mette niente, va semplicemente a capitalizzare. Non c'è il flash da parte di questa Sejuani, setup da teletrasporto ed ustione, e infatti arriva tutto per lui, la kill però in questo caso. Ora arriva effettivamente un obiettivo timato correttamente da parte di Damwon, che cercano di rispondere. Belvet per la prima volta in questa partita riesce a rendersi pericolosa effettivamente sulla mappa. Nel frattempo però Kalista sta continuando a macinare torri, sì. E la corsia inferiore a breve potrebbe essere solo un ricordo. Se ne rende conto Canyon, sa perfettamente che Trundle non si trova lì, decide di andare probabilmente a questo punto a scaricare direttamente l'Herald sulla top lane. Lo zoom sui minion. Oh no, sta per succedere. Arrivano, stanno arrivando le creature del vuoto, sono arrivati. Chiamateli come volete, ma adesso il push è inesorabile. Adesso hanno lo 0-0 aperto i giocatori di Damwon Kia. C'erano le placche. Wow. Eh sì, e c'erano anche le placche. Qui vogliono accompagnare Canyon in zona. È proprio questo uno dei grandi punti di forza da parte di Belvet. E attenzione a Kingen. Potrebbero provare, ma arriva Pioshik. Ok, guardali come sono fieri. Guardali che belli, quanto sono fieri quegli idropippottini. Altro che lo Zizirot. Qui abbiamo trovato veramente qualcosa di possibilmente più cute dei Poro, anche se non dovrebbe essere cute, dovrebbero essere disgustosamente orrifici. Eccoli, di nuovo. Lo zoom, il proiettile stregato, non inseguono però. E alla fine
nessuno li vogliono, semplicemente la torre, anche perché ci sono ancora tagli obiettivo su questa torre interna, ma c'è l'ingaggio da parte di Benny, c'è ora l'epilogo, ma c'è anche Showmaker che va in avanti con l'ascensione demonica, il teletrasporto è di... Nuguri che sta arrivando, cade Kellyn, ma per mano di Beryl e Deft si trova nel lato sbagliato della mappa, arriva, cade, ti vola l'imperatore noxiano del generale che concede a Kenyon la sua vera forma per la prima volta in questa partita. E in men che non si dica, assottigliata di brutto quella che è la differenza in gold tra i due team, Velvet si comincia a rendere utile esattamente come avevamo preventivato. Hai ceduto un drago, ma è un drago della nuvola in singola copia, non te ne importa assolutamente niente. Hai preso due torri in top lane, hai rimesso in parità la situazione con la mid, prendendo anzi in più quelli che sono stati dei gold bonus dalla presa della torre interna della corsia laterale, e soprattutto c'erano le taglie obiettivo, quindi hai ottenuto anche ulteriori gold. Rivediamo l'azione, perché qui Beryl arriva, ma ha ultato prima, prima di flashare. Errore meccanico grosso in questo caso da parte proprio sua. Sì, ha ultato prima di flashare Beryl, quindi errore meccanico che probabilmente ha veramente dettato le sorti di quel combattimento. Non ce ne eravamo accorti durante l'azione live per ovvi motivi, essendo così veloce. Ma sì, questo è un errore meccanico abbastanza importante, devo dire. Tra l'altro, nel frattempo ho conquistato anche il drago dai DRX, scusatemi, che si portano in vantaggio sul rush di un'anima possibilmente oceanica. Abbiamo visto Zeke arrivare con il package, quindi potrebbe averlo proprio sullo spawn o comunque sulla conquista del prossimo drago. Iniziamo a mettere un po' di paletti per parlare dei prossimi fight. E stranamente, visto quanto focus abbiamo messo su Kenyon, sulla rotazione dei Dammon Key e degli Rex, stiamo parlando poco di Spike dei campioni. E bisogna iniziare a farlo, perché Showmaker è full build in questo momento, un cronografo con Armada Imperiale e con Relay. E infatti volevo parlare proprio della build di questo Swain, perché l'ingaggio però ne parliamo tra un po'. Kingen riesce a flashare via, trovando una prigione glaciale, ma Kenyon deve allontanarsi, curato dal tiragraffi, ma sta arrivando col teletrasporto sia Showmaker che Zeke. Eccola la stasi proprio del generale noxiano, che prevede l'ingaggio, una gigantesca suprema di Amumu, seguita da un occhiale altrettanto stupendo. L'ultima kill è per Zeke. Kellyn ora viene inseguita da doppio uccisione, una tripla uccisione per il mid laner dei DRX. Beh, sarà pure full build questo Swain, ma credo che Corki abbia appena vinto la partita da solo in questo caso, caro Beryl, Giannetti. Beryl si è fatto perdonare della R precedente, molto semplicemente, di quel flash che non era stato timato perfettamente, ma disaster totale per i Damwon Kia. Fosse caduta quella torre, non sarebbe arrivato il teletrasporto da parte di Kingen e non sarebbe arrivato quello Gnar incredibile che poi ha vinto effettivamente il teamfight. Invece pochi gli HP rimasti, non è bastato il demolire da parte di Nuguri, qui si sono intestarditi ben prima del tempo. Avessero trovato quella torre sarebbero stati gold bonus e non ti saresti ritrovato a dover avere Zeka e anche Kingen da fightare. Avresti potuto disingaggiare in maniera del tutto tranquilla, invece bellissimo Beryl, combinazione perfetta con Kingen, Gnar sbatte tre persone al muro, i danni arrivano e Zeka ci va a nozze, bomba al fosforo più super rocket con la sua R, niente da dire. 8 a 3 in favore dei DRX, 5000 gold di vantaggio. Kalissa che non sta risplendendo, Deft non lo abbiamo letteralmente ancora nominato fino ad ora in questa partita, ma Zeka che vuole mantenere il suo 100% di win rate su Corki in questa stagione. Due oggetti già completati, a breve arriverà anche il terzo. Io sto cominciando veramente ad avere paura per questi da Monchia. Se fino ad ora hanno avuto la scusa che Velvet doveva power farmare, dovesse comunque riuscire anche a trovare degli oggetti dalla sua, beh, adesso quegli oggetti stanno arrivando. E soprattutto, per causa di errori tuoi, ne stai regalando a quel Corki che potrebbe essere molto, molto più utile di una Velvet in late game. Anche se comunque di scaling ce n'è dal lato dei Downwon. Tornando proprio sul discorso, anzi allacciandomi al discorso Corki, per, mamma mia questo muro è gigantesco, va bene, per chi ha seguito ieri sera il PG Nationals e ha visto l'upset dei GG Esports, è più o meno la stessa situazione. La draft dei Damwon è una draft che funziona meglio in assoluto, è più lineare, più pulita, ha molte risorse, ma hanno tutti un problema, tranne forse Devdam, il range è molto basso contro il Corki di Zeka, un Corki che ti può veramente fare tanto danno. E ieri, per fortuna di GG Esports, abbiamo avuto un Victor devastante.
per ora non stiamo avendo uno Zeca da meno, sinceramente mi sento di dire, servirà ancora di più. 14 secondi, anzi 12 secondi allo spawn del drago, che sarebbe soul point per gli Arex stessi, che sanno che devono correre un po', devono sprintare, perché la maratona la potrebbero vincere proprio i loro diretti avversari se non fosse per il loro Corki, che si presenterà senza package al fight ma con tutta l'artiglieria pesante della sua suprema da scagliare sugli avversari che vengono ricacciati indietro. King adesso prenderà anche il bulbo esplosivo per portarsi sul drago. Concedono l'obiettivo ai Damwon, provano ovviamente il furto con la suprema, neanche così vicina, ma c'è la conquista. E ci potrebbe essere lo scambio su Beryl o sulla struttura teletrasporto. Ma Beryl trova l'ingaggio su Canyon da solo. Beryl ha visto la matrice, ha visto il codice, ha trovato la linea per ingaggiare e l'ha presa. Visto la matrice, mentre Canyon stava pensando a un piatto di amatriciana in questo caso, Juan, perché questa Velvet non sta connettendo, quel positioning è stato criminale, le bende di Beryl erano già apparecchiate, c'era addirittura la ward, è bastato premere Q e finire la kill sul diretto avversario. Canyon non sarà presente per la presa di questo obiettivo, Zeca il package, Beryl è molto basso in salute, questo è vero, ma con quel Corki a fare da deterrente... E c'è l'Ocknar adesso a disposizione, Kingan è molto basso ma va a schiantare sul muro Nuguri, ecco, che cade, c'è Showmaker che va in ascensione demoniaca, ma non può far altro che morire anche lui, e Beryl cadrà a sua volta. Per fortuna dei Damwon si sono tankati veramente tanti tanti danni dell'obiettivo stesso del Baron Nashor, e The Ockdam è full vita insieme a Kellyn, quindi non posso rimanere lì a fare da punching ball per quelle Ezreal. Credo che qui il titolo di Public Enemy number one non sia per Velvet, per Amumu. Sembrerebbe di sì. Ancora una volta il POV di Beryl con questa bellissima combo lascia la kill a Kingen, ancora una volta non la più perfetta delle allocazioni delle risorse, ma è comunque una kill e non ti dispiace affatto. Qui un fight che non ho ben capito in tutta onestà, perché si è lanciata da sola Sejuani all'interno del combattimento e sì, ragazzi, potete killarmi, grazie. Double kill per Trundle, che adesso ne mette due direttamente nel suo arco, direttamente in saccoccia. Divine Thunderer per lui, e sta proprio volando verso il secondo oggetto, che vedremo molto, molto, molto a breve. Non vedo veramente delle finestre per questi da Munchia per poter rientrare in partita. L'ha preso di Ockdam, ok? Sì. Questo piccolo contest è stato vinto da di Ockdam. Ma ti dicevo, guarda anche a livello di livelli, perdonate il gioco di parole. Zeca è a livello 15, quando il più alto dei DK è Nuguri, ed è al 13, mentre Showmaker e Canyon sono ancora al 12, per non parlare poi di Ockdam, che ha un livello in meno rispetto a quella Kalista. Attenzione mid, si studiano, si annusano, mancano 2 minuti e 30 al drago, ancora non è il momento di fightare. Zeca inizia a far sentire, 3 oggetti sono lo spike, non ha tantissima penetrazione adesso, ma grazie alla passiva mitica del Luden sicuramente raccoglierà qualcosa. Ma Beryl trova nuovamente Showmaker, sa come si muovono i suoi ex alleati, e Deft stavolta può trovare la lacerazione. Pioshik va all'inseguimento di Deokdam, ma poi viene sorpreso Nuguri, e lì con le mani nel sacco c'è la doppia uccisione per Deft. Buongiorno. Che va ancora in avanti, si separa Kellyn da Deokdam, ma arriva a congiungersi con il suo AD carry al di là del muro. Ma i T-Rex stanno strozzando gli avversari e stanno sbattendo la testa fortissima contro il muro, li stanno veramente picchiando con la forza bruta. Eh sì, siamo un po' in una situazione all'American History X, se ci pensi, Juan. So che hai già capito la reference nello specifico, ma credo proprio che sia la situazione attuale. Perché questo zoom, regia? Stanno flancando. Ecco, arrivano dalle pareti. Ma Deokdam le può attraversare grazie allo spostamento arcano. Ma fa sul lume. Kingen prova a rallentarlo. Trova Lognar, sta per scadere. Ma lo stordimento arriva. Lognar pure. Deokdam già sotto il 50% degli HP. Deve allontanarsi. E ora con la Malmortius avrà un po' di sustain. Ma è bloccato da solo in mezzo a 5. Prende una kill in ricambio. Un 2 per 1 alla fine. Kalion cerca l'apertura. Potrebbe averla trovata. Ma deve danzare tra i razzi di Corki. Beryl non trova un vendaggio che sarebbe stato altrettanto strepitoso come prima. Che ma paura. Comunque altre kill che vanno negli inventari dei DRX. Siamo 5 a 15. Siamo 5 a 15 con 8000 gold di vantaggio. Io non credevo che avrei mai potuto vedere una partita del genere da parte dei DRX, soprattutto nei confronti dei Damwon Kia. Rivediamo tutto. Beryl, questo vendaggio, non lo so, lo sognerò di notte. Dovrebbero utilizzarlo come
testimonial per delle pubblicità di carta igienica, perché è veramente incredibile la Momo che sta riuscendo a tirare fuori. Qui Kalista ci è andata a nozze, ha continuato anzi a danzare con la sua passiva, col riposizionamento, con il movimento dopo ogni singolo autoattacco. Kingen qui trova la Q, arriva lo slow su di Ogdam, subito dopo sbattuto a terra e poi al muro. Un po' di poke arriva da parte di questo Ezreal, il tiragraffi gli ridà un po' di HP e la kill con 600 gold di shutdown arriva. Qui Canyon mi ha fatto trattenere il respiro, il replay però si interrompe prima di poter analizzare oltre. Nuguri a 2 secondi dal Drake, questo è disastro già da subito. Zeca non ha il package, questo è molto importante, ma guarda i danni, e quello è il tank, ha perso il 50% della barra degli HP e non potrà avvicinarsi al fight. Nuguri sarà totalmente fuori da questo contest verosimilmente, ma vediamo. Non possono avvicinarsi al drago ovviamente da Monchia, ci può essere il miracolo, il furto, Showmaker può arrivare in mezzo al pit, ma non viene trovato nessuno, è l'anima oceanica per i Diarex che abbiamo sottovalutato gigantemente in questo game, ma adesso sono in totale vantaggio. Corchi ha 5000 gold più di Showmaker, Zeka? Sì, con 3 item completati, di cui uno Showmaker come avevamo... non ha 200 minion. Showmaker non arriva a 200 minion. Cosa? Showmaker che ha probabilmente il farming più basso della sua carriera. Oh, ma attenzione, di nuovo Canyon. Ovviamente, bendaggio, il secondo va a connettere, rallentato. Addio Canyon, è stato bello averti in questa partita, ma Deft troverà un'altra uccisione. I DRX pronti a pushare, pronti a prendere tutto quanto. I ping sono già sul barone Nashor e c'è già Kingen a far da guardia agli obiettivi. Ma abbiamo raggiunto le 9000 unità d'oro di svantaggio per questi Damwon. Nel frattempo Corki è andato ad ottenere dalla sua un bastone del vuoto, quindi penetrazione magica. Io credo che anche quella Sejuani, persino lei, sia fatta di burro. Velvet costretta come secondo oggetto ad andare per la speranza perduta, per tentare non solo di avere magari quel poco pancin... Oh no, perché questo? Perché? C'era il package. Sì, c'era il package. Secondo me si è visto la vita passare proprio, scorrere davanti stile film. Zeka ormai è insano. È arrivato appunto anche l'oggetto da penetrazione magica. Non c'è più niente che possa tenere. Ma qui Canyon viene spottato. Perché rimani? Perché rimanere in quel caso? Perché rimanere in quello spot a farmare il Gromp? Non ci ha messo niente Deft. Ultimo attacco, neanche lo strappo c'è voluto da parte di Kalista. E torre che viene guadagnata, che viene ottenuta. E poi Barone Nashor, 10.000 unità d'oro di vantaggio raggiunte. Morte clinica del paziente, ma è quello sbagliato. Sono i DK a non essere entrati in partita. E Pioshik giustamente fa della giungla nemica un po' a casa sua. Anche se arriva il trittico avversario per pulire, smaita addirittura Canyon per ottenere quel buff. Non ci sono né Barone né Elder Drake up, te lo puoi permettere in questo caso, ma guarda quanto è impietoso questo grafico. Neanche una singola porzione di grafico di colore blu all'interno di questa mappa. Io non me lo sarei mai aspettato. C'è, ma non la vediamo. Di 100 gold sono stati in vantaggio da Monchia nella partita. Massimo, il big red one di Zeka si fa sentire. Quelli penso fossero tanti tanti gold anche del first strike che arrivano, oltre che tanti tanti danni. Ma a questo punto è letteralmente full build dei gold. Non se ne fa più veramente niente. L'assedio su 2 zone di mappa da parte degli Arex è anche forse troppo cauto rispetto a quello che potrebbero fare. Ma non li biasimo, aspettano, fanno arrivare i loro minion, fanno ricaricare l'artiglieria di Zeka e procedono ad assediare la struttura. Defdam si lancia in avanti, non ci sono crowd control così semplici a parte i bendaggi di Beryl che sembrano essere a single target, quindi può permettersi qualcosina in più, ma comunque non deve rischiare. Torre conquistata in corsia centrale da parte di Kingen, che continua a assediare anche sull'inibitore e potrebbe presto andare a chiudere la giocata su questa bot. Nel frattempo ha vuoto la prigione glaciale da parte di Nuguri e questo vuol dire che da Monchia non possono realisticamente fare più niente per difendere questa torre, se non aspettare quei 45 secondi che però sembrano essere veramente troppi. Gli Arex non portino a casa anche questa struttura all'interno della base avversaria, aprendo quest'altro spiraglio. Deptam continua a fare un lavoro gigantesco con i suoi skill shot, trovando gli avversari. Ma poi c'è Beryl che trova l'ennesimo ingaggio con il flash. Ecco il bendaggio nuovamente su Deptam, richiamato indietro dalla chiamata del fato. Rispediti in avanti, non c'è il knockup. Ma questa, nonostante il fight non fosse perfetto, è la firma di un game spettacolare dei DRX.
E forse non chiuderanno in questo preciso esatto, ma comunque hanno vinto il game e possiamo già iniziare a dirlo, perché c'è la festa, c'è il dive in fontana adesso praticamente con lo Gnar, doppia uccisione per Deft, non è una tripla uccisione per Deft, ma è l'1-0 dei DRX. Beryl semplicemente asserisce dominanza, dominazione totale da parte sua contro il suo ex team, con cui tra l'altro ha vinto il mondiale. E aveva in bot Ghost, quindi pensa che lavorone che è stato per lui. Ma Danwon Kia cadono al primo game di questa BO3. Se i DRX riescono a fare lo stesso in game 2, potremmo trovarci davanti a uno degli upset più interessanti di sempre. Perché finora noi avevamo mantenuto come dinamiche, soprattutto come narrative in presentazione di questo primo game, quelle dei DK che stavano cercando il cammino di redenzione dopo lo scorso split, quello primaverile non esattamente positivo per loro. Ma qui questi DRX l'hanno fatta da padrone, inquadrato Beryl e chi altri se no. Io prego che gli diano l'MVP dopo questa partita, perché se lo merita veramente tanto. Ha trovato dei flash engage, delle R clamorose. Un'unica pecca sul suo curriculum di questa partita è stata quella della ulti utilizzata prima del flash. Evidentemente un po' di mistiming di queste due abilità, un po' di finger lag, come si suol dire in questi termini, in questi momenti, ma eccoli lì, 100 gold di vantaggio per i DK, il resto non è esistito. Canyon ha fatto 3000 danni con Velvet. Non si è visto mai, purtroppo. Stavolta devo darti ragione al 100%, non perché purtroppo che devo darti ragione, ma purtroppo per Canyon, perché mi aspettavo che da un certo punto in poi potesse fare qualcosa in più, ma sono stati bravissimi DRX a non concedergli nulla, anche quel dive... difeso, che poi non è andato benissimo, la conquista della T2 in queste superiori, dove c'è stato quel flash appunto sbagliato da parte di Beryl stesso. È stata comunque una giocata, per quanto fosse andata male, intelligente dei DRX, perché non sono andati a combattere per l'obiettivo neutrale. C'era Pioshik da solo a farsi il drago, hanno conquistato il drago, hanno concesso qualche kill agli avversari, ma Velvet non ha fatto nulla. È stata l'unica azione in cui ha trovato la sua forma vera, la sua true form, e poi non l'ha usata. E poi l'hanno shutdownata alla perfezione. Lavoro gigantesco di mappa di DRX, non solo meccanicamente di alcuni dei giocatori, Beryl e Zeka su tutti, e mi trovi totalmente d'accordo, devono dare il POG a Beryl, perché il peso specifico della sua partita ha avuto un impatto totalmente diverso rispetto a quello di qualsiasi altro giocatore. Assolutamente d'accordissimo, anche perché il resto della sua composizione stava funzionando, sì, ma senza di lui avrebbe funzionato la metà. Oltre ad essere veramente ottimo negli engage e quindi a regalare azioni vinte, è stato anche ottimo nel regalare azioni. Grazie a lui sono state proprio create delle risorse sulla mappa e fannellate direttamente nelle tasche dei suoi avversari. Dal canto invece dei DK mi sento di tirare una grossa nota di demerito sia... naturalmente a Nuguri, che con questa Sejuani non è riuscito assolutamente a risplendere. Lo abbiamo visto colpire una se non due forse prigioni glaciali, e tra l'altro c'era sempre il cleanse da parte dei DRX, quindi sicuramente non il risultato che avresti voluto, ma anche e soprattutto a Canyon. Noi avevamo iniziato questa partita con delle speranze veramente molto molto alte per quanto riguardava questo champion, anche in virtù delle informazioni che c'erano arrivate direttamente dalle scrim di LCK contro i Gen G, quindi comunque contro una formazione da non sottovalutare affatto. Invece ci siamo ritrovati davanti ad una serie, almeno ad una prima partita di questa serie, che decisamente non si può definire all'altezza. Ma molto divertente, mi troverò a dissentire da questo punto di vista, perché vero, a me è stata, sì, forse non all'altezza per i Danwon Kia, ma all'altezza di una serie per i DRX, che avevamo dato per spacciatissimi all'inizio del nostro racconto, più o meno, comunque con le spalle davvero al muro. Hanno reagito, le spalle le hanno staccate e ci hanno sbattuto i Danwon in questa partita al muro, anche tematico con lo Gnar di Kingan. Ma vediamo adesso, pausa, e poi torniamo con il game 2, vediamo se i DRX porteranno tutto a casa o se i Danwon Kia torneranno e ci regaleranno una best of 3. Tra poco.